Un nuovo amore potrebbe aiutarla a perdonare Andrea Cerioli, con il quale è ancora arrabbiata. Forse sì, ma lo scopriremo con certezza solo nei prossimi giorni. Sì, perché Sharon Bergonzi avrebbe finalmente trovato l'amore. La bella corteggiatrice campana diventata celebre grazie alla partecipazione a Uomini e Donne si sarebbe fidanzata con un ragazzo che avevamo già visto in alcune foto pubblicate in tempi non sospetti. Questo bel moro accanto al quale Sharon si mostra sorridente dovrebbe chiamarsi Valerio e sarebbe il nuovo fidanzato della Bergonzi. A dare ufficialità alla notizia è proprio la pagina Facebook di Sharon, che posta una foto dei due e conferma la love story in corso. Felicissime le fan della bella campana, che da tempo speravano di vederla finalmente felice accanto a un nuovo amore. L'esperienza di Sharon a Uomini e Donne non si è conclusa nel migliore dei modi. L'ex corteggiatrice si era detta delusa da Andrea, reo di aver lasciato il trono senza scegliere, per poi cominciare una relazione con Valentina Rapisarda a poche ore dalla fine del suo trono. I due hanno preferito non parlare mai della Bergonzi, lasciando che fossero le foto di coppia pubblicate su Instagram a raccontare la loro felicità. Attualmente, Valentina e Andrea starebbero ancora insieme, ma anche Sharon ha finalmente ritrovato il sorriso e la serenità. La foto pubblicata sui social, attraverso la quale ha presentato il suo nuovo compagno, è anche l'occasione per smentire il presunto flirt con Jack Vanore, che le era stato attribuito da più parti. L'ex fidanzato di Raffaella Mennoia era stato accreditato come suo nuovo amore, sebbene Sharon avesse apertamente dichiarato di ritenerlo solo un amico. Scopriamo oggi l'identità dell'uomo misterioso che è tornato a farle battere il cuore, e non si tratta certamente di Jack. Chi se ne frega.